Accademia di Belle Arti, Macerata 11 febbraio, inaugurazione dell'anno accademico attraverso il conferimento della laurea ad honorem al fotografo napoletano Mimmo Iodice. L'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa il 9 febbraio con la presenza della direttrice Paola Taddei e del professor Antonello Tolve. Nel corso dell'incontro la professoressa Taddei ha illustrato come ogni anno per ogni corso dell'accademia venga scelto un personaggio nazionale o internazionale a cui consegnare il riconoscimento honoris causa. Quest'anno il settore coinvolto è quello della fotografia. Tutto bello, un accademico è iniziato con ottobre, però ovviamente facciamo l'apertura ufficiale appunto giovedì con questa manifestazione, con questo invitato di pregio che è Mimmo Iodice, ma a accompagnare Mimmo Iodice ci saranno il direttore e il presidente del Museo Madre di Napoli che accoglieranno da qui a breve una mostra appunto su Mimmo Iodice. Quindi appunto parleremo direttamente con loro, loro ci presenteranno questo grandissimo artista, questo grande fotografo che abbiamo qui in Italia. Chi è Mimmo Iodice e perché avete deciso di conferirgli la laurea honoris causa? È uno degli inviati speciali della realtà tra i più brillanti del secondo Novecento. Utilizzare grande è una parola che noi molte volte utilizziamo, ma Mimmo Iodice è davvero uno dei più grandi fotografi al mondo del secondo Novecento. La direttrice ha successivamente informato i giornalisti presenti in merito allo stato dei lavori di alcuni luoghi di Macerata che saranno utilizzati dall'Accademia per la propria attività. Il professor Antonello Tolve ha tracciato il profilo professionale di Mimmo Iodice, che a 82 anni non si stanca ancora di proporre le sue fotografie. Ha elaborato discorsi analitici, discorsi sulla rappresentazione, nel senso che ha messo in discussione il concetto stesso di rappresentazione. Mimmo Iodice è un autodidatta, arriva alla fotografia quasi per disperazione, perché nasce con la pittura, nasce con altre strumentazioni legate a quella che è la creatività umana. A un certo punto, nel momento in cui arriva alla fotografia, comincia ad elaborare appunto dei discorsi su quello che è l'atteggiamento in sé analitico, elaborare discorsi di varia natura sul concetto fotografico e trasformare via via la fotografia in un discorso teorico sulla fotografia. Quanto detto verrà dimostrato attraverso una mostra fotografica che l'Accademia di Belle Arti dedicherà a Mimmo Iodice.